cari, bentornati in questo nuovo video. Mi sono svegliata tipo mezz'ora fa, infatti ho proprio la faccia da sonno ancora e mi sono anche spremuta questo brufolino. Io lo so, non dovevo farlo perché adesso sembra che ho un labbro gigante. Comunque, a parte questo, tra qualche minuto dovrebbe ritornare normale. Abbiamo con noi anche Jimmy oggi e quello che voglio cercare di fare in questo video è ricreare una full face di gioia. Mi voglio preparare con voi e per una volta fare un make up che mi piace. Speriamo di riuscire in questo intento. Ho anche un sacco di prodottini nuovi da farvi vedere. Ad esempio qui, l'ho aperte proprio ieri, mi sono arrivate le nuove palette di Mulac. Ancora le devo togliere dalla scatola, perciò sono hyper excited. Ho nuovi prodotti labbra, ci sono anche le tinte di Clio. Un sacco di prodottini da provare. Perciò mettetevi comodi, prendetevi una tazza di tè, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto e iniziamo con il video. Allora, mi sono anche fatta lo shampoo da pochissimo e infatti ho i capelli ancora un po' bagnati e come al solito vedete che ho un lato di capelli bello e un lato di capelli depresso. Io non lo so qual è il problema. Comunque, per iniziare vado a mettere questo che è uno dei miei prodotti preferiti per la base, che è il siero di The Ordinary Buffet. Come vedete l'ho utilizzato tantissimo, non so se si riesce a vedere, yes, sta qua e ne serve proprio poco ed è un siero idratante. Me ne sono lanciata tipo metà sulla gamba, bene. Questo, se non sbaglio, ve lo misi anche in qualche video fa dei preferiti. Per il contorno occhi uso questo di Pixi. Questo qui l'ho preso a Londra. Si chiama Skin Treats 24 Karat Eye Elixir. Quindi è un elisir per gli occhi ed è una specie di contorno occhi, non lo so, è energizzante, c'è scritto. Io non ho notato grandi miglioramenti da quando lo utilizzo, però ormai ce l'ho, lo voglio terminare. La cosa carina è che ha questa pallina qui, questa sfera in acciaio che va proprio a sgonfiare le borse perché è molto fredda. L'elisir che c'è all'interno è abbastanza idratante, quindi vabbè, ci può stare. Ho deciso che oggi per truccarmi userò la palette First Love di Clio, la Desert Dusk di Huda Beauty. Tra l'altro scrivetemi nei commenti se voi prenderete la nuova versione della Rose Gold. Io non ho la prima versione, sto vedendo gli swatches e non so se è una cosa tipo inutile da avere, che ho già 3000 colori come quella palette e sicuramente è così, o se la devo avere per forza. Quindi fatemi sapere giù nei commenti se voi la prenderete e se mi consigliate di acquistarla. Desert Dusk, no, ma mi spiegate qual è il mio problema che ho infilzato un'unghia appuntita dentro questo ombretto? Cioè, calcolando che questa palette costa 65 euro, ho appena buttato 5 euro di prodotto. Bene, oltre ad essermi sporcata tutta. Allora, dicevo, i colori della Desert Dusk sono questi. Secondo me sono bellissimi e non sono comparabili alla prima palette di Huda. Però non lo so, la voglio lo stesso tantissimo perché che problema ho. Poi un'altra palette che volevo utilizzare è la Soul Blooming di Nabla. Sta qui. Io direi di iniziare, però magari mi metto il primer. Metto il primer, questo è l'HD di NYX Professional Makeup. Voilà. Dalla First Love vado a prendere Buttercup, che è il colore champagne chiaro chiaro. La cosa che mi piace di questo colore in particolare è, a parte che è un burro matte, ma poi è molto molto pigmentato, quindi non solo mi va a fissare bene il primer, ma va anche a dare una base luminosa sotto il sopracciglio. Dalla Soul Blooming vado a prendere Gea, che è questo colore caldo che vado a mettere nella piega dell'occhio. E ora prendo un po' di Middle Karma da mettere qua nell'angolino esterno. Calcolate che mi sento così rilassata a girare questo video, perché è tantissimo effettivamente che non giro un Get Ready With Me dove utilizzo tutti i prodotti che conosco, che so che mi piacciono, eccetera eccetera, a parte appunto le novità che andremo ad usare prima. Guarda, queste sono come il video sulla cipria, le ultime parole famose, quando dici no, sto tranquilla, che bella base, e poi fai un macello. Cioè, io lo so che andrà a finire così, speriamo di no. Comunque per il momento sono abbastanza tranquilla. Sempre dalla Soul Blooming prendo Caravaggio, che è il marrone scuro scuro, e lo vado a mettere nella V esterna, ma anche nell'angolino interno. Vado a fare
Nello Smokey Eyes è stata una scelta dell'ultimo momento, perché è tantissimo che non faccio un Nello Smokey Eyes, quindi oggi perché non farlo? Dato che comunque nella palette di Huda ci sono un sacco di metallizzati belli, li facciamo risaltare e li mettiamo proprio al centro dell'occhio. Dalla palettina di Clio prendo Brownie e vado a sfumare il marrone scuro di Nabla. Forse questo è un po' troppo freddo per essere sfumato con quest'altro. Vabbè, ormai l'ho fatto, lo continuo a fare, poi prendo un marrone un po' più caldo. È che i marroni di questa palette di Clio non riesco a capire se effettivamente sono colori caldi o sono colori freddi, perché una volta messi sull'occhio sono diversi dalla cialda. Però rispetto a questo di Nabla la differenza si vede tantissimo di sottotono. Boh. Prendo Mocha, che è quello un po' più scuro, vado a ridare intensità, riprendo un po' il marrone scuro Caravaggio di Nabla e vado a ripassare leggermente. Ok, il momento della Desert Dust Contour, è bella questa palette. Vado a prendere Eden, che è questo colore matto abbastanza chiaro, perché voglio andare a sfumare bene bene i bordi con una cosa che sia delicata. E anche tanto secondo me che non mi vedete sul canale con un trucco bello strong. E tra l'altro vi ringrazio tutti quanti perché avete fatto un sacco di complimenti sotto il video dove mi trucco utilizzando i prodotti di mia sorella, perché ho fatto un trucco proprio iper naturale e mi avete lasciato dei commenti bellissimi, infatti vi ringrazio. Effettivamente non mi dispiaceva come stavo con quel make up, mi sentivo molto fresh, però non è particolarmente nel mio stile. Ultimamente sto cercando di bilanciare un pochino i trucchi strong con quelli un po' più neutri, anche per non annoiarmi. Però sì, effettivamente devo provare più spesso a cimentarmi nelle cose iper neutre, disse la ragazza con lo smokey eyes marrone scuro in via di costruzione. Secondo me il bello del trucco comunque è proprio quello, che è una cosa che puoi cambiare, è un po' come i vestiti, puoi cambiarli di continuo, ogni giorno, non devi per forza avere uno stile. Non è come i capelli che comunque, cioè, li fai biondi, non è che il giorno dopo li puoi fare neri. È proprio una cosa che puoi cambiare di continuo a seconda di come ti senti. That's why I love makeup. Riprendo Buttercup e lo vado a mettere di nuovo sotto il sopracciglio. Ci perdo un botto di tempo con la sfumatura. Cioè, saranno 40 minuti che sto così. Allora, il momento è arrivato che ci andiamo a mettere al centro della palpebra. Io sono un po' indecisa perché non so se andare di oro e utilizzare questo Celestial, oppure se andare di Twilight, che è uno dei miei colori preferiti di questa palette. Cioè, proprio due colori che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Uno è oro, uno è viola. Diciamo che penso che utilizzerò l'oro però, perché è molto tempo che non lo metto. Quindi lo vado a prendere con il mio pennellino. Cioè, guardate quanto è bello. Che poi non è proprio un oro, ma è un oro rosa, perché una volta steso non mi ricordavo che fosse così bello questo ombretto, che non è uno di quelli che uso di più della palette, ma devo rimediare perché è pazzesco, è proprio un oro rosa. A me comunque la qualità delle palette Huda Beauty piace tantissimo, sia queste che quelle piccoline, cioè sia questa che quella piccolina, perché la Rose Gold non ce l'ho, però è proprio una tra le mie palette preferite. Cioè, quando so che devo fare un bel trucco o un'occasione importante, 90% tiro fuori anche lei, perché è proprio bella, 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 bella. Vado a riprendere anche un pochino Caravaggio e vado ad intensificare l'angolo esterno, perché quando ho messo il colore più chiaro, il brownie del brownie della palette di Clio, me l'ha un po' spento, me l'ha un po' ingrigito, quindi lo voglio ripassare. Ok, sto adorando. Adesso direi di passare alla base. Prendo una salvettina e tolgo un po' di fallout. Con l'occasione vi faccio vedere queste qua, che a parte, come potete vedere, le ho praticamente finite. Sono le salviettine esfolianti di Sephora. Io mi trovo da Dio con queste salviette. Le dovete utilizzare con attenzione perché hanno un lato tutto gratinato. Penso di avervele già fatte vedere, comunque per chi fosse nuovo, per chi non se le ricordasse le faccio rivedere. E l'altro lato invece è liscio, quindi la parte liscia utilizzatela dopo aver utilizzato la parte scrubbante, e non utilizzate mai la parte scrubbante in zone tipo il contorno occhi,
Comunque non fate tanta pressione perché grattano tanto. Però sono top perché vi levano tutte le pellicine. E poi ad esempio quando devo andare nella zona del contorno occhi passo la parte liscia. E non le utilizzo mai queste per struccare gli occhi, solo per il viso. Come primer vado ad utilizzare il Dew Mix di Mulac. E io ragazzi, non so se è un problema mio, ma io adoro questo primer nonostante io abbia la pelle misto grassa. Cioè, mi piace proprio da morire, a parte l'odore agrumato che mi piace tantissimo. Ma poi è un olio secco, quindi comunque si asciuga. Nel senso di essere l'unica con la pelle grassa o mista che lo ama. Poi ci trovo veramente veramente bene. Anche perché comunque, nonostante appunto tenda a lucidarmi durante la giornata, ho bisogno proprio di qualcosa di nutriente perché la pelle è molto sensibile, soprattutto in alcuni periodi. E adesso con il cambio di clima perenne, cioè qui a Roma sto facendo un casino, perché tipo ieri ha diluviato, ma proprio tempo brutto brutto brutto. Stamattina c'è un sole, cioè che potrei uscire con gli shorts. Beh ragazzi, è arrivato il loro momento, ci siamo. Vado a tirare fuori la palette più chiara e quella correttiva. È inutile che prendo l'altra perché è sicuramente troppo scura per me. Ok, questa è la palette ultralight. Io le avevo già viste a casa di Ele queste. E la cosa che mi ha subito sorpresa è che sono giganti. Non me le aspettavo assolutamente così grandi. Il packaging è in cartone e mi ricorda un sacco Kylie Cosmetics. Non so perché. Invece di avere la trama damascata tipica di Mulac, ha una trama tipo ad alveare. E poi voglio aprire anche la palette correttiva, che è super bright, non me l'aspettavo così bright, ed ha tutti i colori appunto per andare a correggere le varie discromie. Allora, vi dico la verità, vedendo la palette ultra light mi sembra scura, come potete vedere. Forse l'unico colore che può andare bene per me è questo e l'aranciato più chiaro per l'occhiaia scura. Non penso di aver bisogno di un aranciato così forte, dato che non ho tantissime occhiaie. Quindi vado a prendere direttamente con le dita questo colore qui. La texture è morbida, bella. Sono molto coprenti questi correttori. Spero che mi sorprenda perché io di solito non sono una grande amante dei correttori in palettina così, perché difficilmente ne ho trovate di valide. Il colore dalla cialda sembra molto più scuro, cioè guardate quanto sembra scuro. In realtà è fattibilissimo. E lo vado a sfumare direttamente con la blender sempre di Mulac, che è una di quelle che utilizzo di più insieme alla Fenty. Ok, per il momento il risultato mi soddisfa. Non mi aspettavo che mi piacesse così tanto come prima impressione. Ovviamente l'ho appena messo, magari tra 8 secondi mi vanno nelle pieghe. Però per il momento l'impressione è ottima. Prendo ora il colore verde da quest'altra palette e lo vado a mettere su Arturo, proprio così. Arturo, se non sparisci con sto correttore verde non lo so che ti devo fare. Lo metto anche sulle zone rosse rosse del viso, quindi veramente lo vado a mettere su tutta la mia faccia, perché io sono, non lo so, un maialino, tutta completamente rosa. Un po' anche sul naso. Oh lalle, c'ho anche il baffo verde adesso. Ok, andiamo a sfumare. Questi correttori sono proprio ultra pigmentati, quindi questo verde ad esempio non lo potete mettere così giusto su un brufolino e sfumarlo senza passarci sopra il fondo. Vanno utilizzate comunque insieme ai fondotinta o comunque insieme poi a un correttore della vostra tonalità di pelle. Però la cosa positiva è che dovrebbero veramente andare a correggere a lungo la discromia, non dovrebbe rispuntare fuori. Oh, ha cancellato Arturo, ragazzi, cioè se ce l'avessi avuto anche ieri questo correttore sarei stata più contenta. Allora, adesso che sembro un po' una ranocchietta, andiamo a mettere il fondotinta. Come fondotinta vado a usare questo di NYX Professional Makeup, che è il Light Beige, l'1.5 della linea Stay Matte. E divento il dalmata solito. Quadra ranocchietta e dalmata, ragazzi. In questo video ho appena aperto uno zoo e andiamo a scoprire il verdetto finale. Allora, si vede ancora il verde, eh? Forse ci dovrò passare sopra con i correttori della palette ultralight. Forse ho preso anche un po' troppo prodotto, essendo la prima volta che
li usavo, mi sa che non mi sono regolata. E così mi va a ingrigire tantissimo. Soprattutto qua sembra che c'ha il baffetto. Ok, secondo me dalla videocamera non si vede più il verdino. Dal vivo si vede, soprattutto nella zona delle labbra qui e in questo punto preciso. Su di Bobby non si vede più tanto, però andandoci a sfumare sopra il fondo di tinta è riuscito un pochino. Quindi rivado con la palette più chiara e a questo punto prendo il colore più chiaro, lo vado a prendere direttamente con la blender e lo vado a passare qui. Ecco, così è perfetto, non si vede più niente. Così sto tranquilla che durante la giornata non mi rispunta fuori. E ne metto un pochino anche qua. Questa, ragazzi, mi piace un botto, eh. Questa palette mi piace tantissimo come first impression. Super promossa, cioè guardate quanto copre. Cioè tantissimo. Allora, per fissare il contorno occhi sto usando questa cipria trasparente di Primark della linea PHR, che è la linea quella per gli sportivi, perché promette di far durare di più il trucco anche mentre si fa sport. Effettivamente io l'ho constatata come cosa, perché molto spesso la utilizzo quando vado in palestra e la metto proprio sulla zona T. Invece per il resto del viso vado ad utilizzare una cipria in polvere libera. Poi ragazzi, la cosa bella di questa cipria è che non fa flashback. Cioè io ormai ho imparato ad apprezzare di più le cose che non fanno flashback. Per il resto del viso, sempre di Mulac, vado ad utilizzare la cipria trasparente, che ha un odore, ragazzi, tutte le volte che la uso rimango estasiata. Tra l'altro non è che mi sta finendo, però l'ho utilizzata tantissimo e mi piace molto questa come cipria, perché ha un finish tra l'opaco e il satinato. Non ha glitter visibili sul viso, però lascia proprio quell'effetto di pelle bella. Mi piace molto questa cipria. Con la cipria di Mulac sto facendo anche un po' di baking. Adesso c'è il baking, non vi preoccupate, perché ho paura che il correttore mi vada nelle pieghe. Dato che devo stare fuori un sacco di ore, preferisco prevenire piuttosto che curare. E adesso, mentre il baking agisce, io direi di pensare alle nostre brows. Allora, oggi per le sopracciglia uso questi tre prodotti e voglio andare a rifare la tecnica, quella che vi ho mostrato qualche video fa, che mi sta piacendo tantissimo. Innanzitutto uso di Benefit, non mi dire che l'ho finito, ah no, eccolo, il primer per le sopracciglia. Questo si chiama Brow Woo Conditioning Primer, non so come l'ho letto, ma va bene. E vado praticamente a pettinare e a posizionare le sopracciglia. Ok, adesso che le ho pettinate vado a prendere il secondo prodotto, che è il Brow Model di Neve Cosmetics. Il mio è il colore più chiaro, Oslo Blonde. Vado a scaricare un po' il prodotto perché il pennellino ne preleva proprio tanto 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 tanto, e vado a seguire praticamente il movimento che ho fatto prima con il primer per andare a colorare le sopracciglia. Che questo è ottimo perché va proprio a colorare le sopracciglia, non solo a fissarle, ma avevo già parlato più e più volte di questi gel. Adesso che ho fatto la prima parte, con la Brow Divine di Nabla vado a fare la parte finale, perché per quella mi serve proprio più definizione. Vado ad aggiungere la mia puntina. Ok, per il momento con le sopracciglia ci siamo. Poi le voglio aggiustare leggermente, perché io purtroppo le ho super asimmetriche. Infatti vorrei proprio tanto 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 rifare il tatuaggio alle sopracciglia, perché non avendolo mai ribattuto mi è rimasto poco e niente, e voglio rifare tantissimo. Comunque, a parte questo, adesso andiamo a levare il baking. Sempre dalla palette Soul Blooming di Nabla vado a prendere Caravaggio e lo vado a mettere sotto l'occhio. Allora, io ne ho approfittato, ho messo anche le ciglia finte e adesso vado a mettere la matita nera nella rima interna degli occhi. Questa è di Wycon, di una collezione natalizia, e la porto un po' verso il basso. Avrei potuto mettere l'eyeliner effettivamente, però mi piace che si veda questa parte rose gold al centro dell'occhio. Avevo paura di coprirla troppo. Per sfumare la matita uso Gotham della First Love e vado proprio a trascinare verso il basso il prodotto, così che non venga una linea troppo troppo netta. Ma quanto adoro il look un po' grunge che sta venendo fuori. Vado a sfumare Brownie sempre qui sotto. Cioè, mi mancava proprio un look così bello strong. Sono un sacco contenta. Allora, ultimi step per la base. Prendo la Chocolate Soleil di Too Faced, questa terra che io amo, e la vado a mettere un po' agli angoli del viso per scaldare un po' questo incarnato da morticciattola. Tra l'altro mi tolgo anche
il fondotinta dalle labbra. Ora vado a prendere questa terra fredda fredda fredda, che è del brand Affect. Dovrebbe essere un brand polacco. Questa l'ho presa al Cosmo Prof 2 anni fa e mi piace un sacco, come potete notare dalla cialda, perché è proprio il perfetto colore freddo per gli incarnati chiari, per fare il contouring. Tra l'altro io ultimamente il contouring non lo sto facendo quasi mai, metto quasi solo il bronzer, non lo so perché. Di Equilibra, della linea Love's Nature, vado a prendere Rosa Naturale, che è un blush. Questo ha proprio odore di rosa, infatti è buonissimo. Ed è un rosa freddo, chiaro, chiaro, chiaro. Questo è perfetto per gli incarnati chiarissimi. Oggi voglio andarci pesante con l'illuminante, quindi uso questo di Astra che mi piace tantissimo. E si chiama Illuminante Cotto nel colore 01. Ed è questo qui. Io vi giuro che a vederlo così non avrei mai immaginato che fosse like that. È pazzesco. Questo per quando voglio un effetto proprio iper luminoso lo scelgo sempre. Anche un po' sul nasino qua. Un po' ovunque. Ok, ci siamo, mancano veramente le ultime due cose e poi abbiamo fatto per oggi. Allora, innanzitutto volevo mettere il mascara. Questo è sempre il Dark Love di Clio. E lo vado a mettere sia qua per... No, un capello. Lo vado a mettere sia sulle ciglia superiori per andarle a amalgamare bene con le ciglia finte, sia sulle ciglia inferiori. Sulle labbra vado a mettere il famoso Nude Sunday, che è un nude abbastanza caldo, aranciato. Ora vado a usare questo nuovo prodotto di NYX Professional Makeup che si chiama Lingerie Shimmer ed è un gloss shimmer per le labbra. Cioè, è stato addio con questo rossetto di Clio. Cioè, sono proprio quasi lo stesso colore. Io ultimamente sono in fissa con l'effetto glossato, guardate che bello. Voilà, il trucco è terminato. A me piace tantissimo questo make-up un po' grunge, soprattutto col fatto che ho le sopracciglia chiare chiare chiare. Oggi le ho fatte del mio colore più o meno. Gli occhi così intensi danno subito quell'effetto un po' anni 90, mi piace da morire. Le labbra glossate sono un trend che ultimamente sto proprio iper abbracciando, mi piacciono tantissimo. E devo dire sì, questo finalmente è stato un get ready with a gioia. È stato proprio una full face di gioia, mi è piaciuto tutto quanto. Il correttore di Muloc, adesso che ce l'ho ormai da una mezz'oretta se non di più, mi piace un sacco, non pensavo. Va fissato benissimo nella zona del contorno occhi, dovete farci proprio il baking. Per quanto riguarda il resto del viso, il verde non si vede più, mi ha coperto qualsiasi cosa, anche il nostro amico Arturo. Quindi veramente la prima impressione su questa palette, soprattutto questa, l'ultra light, che tra l'altro non pensavo sarebbe stata abbastanza light per me, invece almeno per quanto riguarda questi due colori che ho utilizzato va benissimo. E la prima impressione è top. Fatemi sapere qual è il prodotto che vi è piaciuto di più. Trovate giù nell'info box sia tutti i miei altri social dove andare a seguirmi, il mio secondo canale, e anche tutti i prodotti che ho utilizzato con relativo link. Quindi se vi interessa qualcosa sapete già dove trovarlo. Io vi mando un sacco di baci e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ragazzi!